Eccoci. Bene, cari allievi, buona domenica. Siamo alla fase successiva del nostro lavoro. Allora, adesso vi introduco un paio di cose. Prima di tutto, l'altra volta vi avevo lasciato in un altro video che c'era qualche problema. Il problema in realtà era semplicemente un bug, chiamiamolo così, un semplice, come dire, incantamento del software. È bastato riavviarlo che il problema si sia risolto. Quello che ci tenevo a farvi vedere prima di tutto, quindi cominciamo da lì, è che avendo fatto l'assemblaggio in toolkit, che adesso riapriamo, aprire un recente, vediamo un po' se riesce ad aprirmelo subito. Figurarsi se me lo lascio a portata di mano, qua dovrebbe essere qui, eccolo qui, così lo apriamo subito, eccoci qui, eccolo qui. Allora, eravamo rimasti qua, che noi avendo fatto un assemblaggio da toolkit, potevamo andare a caricare l'assemblaggio fatto in maniera tale da vedere le nostre scatole in due stati differenti. Questa era un po' la, come dire, la parte interessante che insomma ci tenevo a farvi vedere. E intanto che ci siamo, aggiungo una cosa, che se io adesso faccio questa ipotesi, io vorrei che insomma la scatola con un'unica visuale venga vista un po' in tutti i suoi lati. Allora, se io vado in toolkit in questo momento e per esempio faccio un seleziona tutto, quindi Command A, lo andiamo a ripetere in questa maniera qua, proviamo a dire sull'asse Z, perfetto, molto bene, li abbiamo duplicati. Questo lo elimino e questo lo elimino. Tengo solamente questa parte qui che andrò a ruotare in questa maniera qua. Ingrandire. Errore. Errore. Credevo di aver selezionato tutto, invece, momento. Non siamo riusciti a selezionare tutto. Vediamo un attimo se riesco a selezionare tutto, se no lo faccio in due rate, via. Cosa curiosa di questo programma è che a volte mi mancano alcune opzioni anche abbastanza banali. Vabbè, lo ruotiamo così separatamente. Lo ruotiamo prima così e poi ruotiamo anche questo così. No, 6 così. E dovrebbe aver mantenuto molto bene. Adesso andiamo a spostarlo in maniera tale che non sia volante, diciamo così. Così. Anche questo. Così. In maniera tale che ci sia questa scatola in piedi. L'andiamo a spostare anche lateralmente, perché magari così non è molto bella da vedere, quindi un po' di non essendo un programma particolarmente, cioè, questo qui è un programma che è pensato per fare poche cose, quindi alcune cose magari ci sembreranno un po' macchinose come questa, cioè il fatto che io non possa selezionare più oggetti contemporaneamente è un po' una briga, però ci accontentiamo e ce lo facciamo andare bene. D'altro canto, vediamo un po', modifica, oggetto, visualizza, riduce, guida. Sì, come vedete, a livello di strumenti è un po' limitato, ma è
perché non è un programma pensato per chissà quali operazioni. Io adesso lo voglio anche un po' ruotare, così. Prendiamo anche l'altro e lo rotiamo, così. Facciamo tipo che mi va bene questa cosa qua, ok? Anzi, beh, cominciamo con fare l'aggiornamento. Volevo farvi vedere intanto questa cosa qua, nel senso che vedete che io adesso ho fatto un command S o file salva, come normalmente, e io ho già Illustrator qua che sballonzola, perché mi sta dicendo: guarda che l'immagine che stai usando è stata modificata, la vuoi aggiornare? Certo che sì. Ed ecco qua. Vedete? Ah, guardate, sono riuscito a fare quello che volevo. Non mi ero accorto di averlo ruotato dall'altra parte. Molto bene. Allora, questo era proprio quello che volevo fare, cioè fare in maniera tale che con questa operazione fossero visibili un po' tutti i lati della mia scatola dei fiammiferi, quindi io vedo questi lati qua e vedo anche la scatola in piedi perché magari ci voglio mettere del testo. Ok? Ora, fatta questa cosa qua, che se vogliamo è un aggancio al video tutorial di prima, oggi ci dobbiamo concentrare sulla grafica. Ok? Questa lezione qui, diciamo così, è quella, se vogliamo, un po' più, dovrebbe essere quantomeno un po' più per quella di quelli di seconda. Quelli di quarta in teoria mi dovrebbero snobbare alla grande, perché insomma, a usare Illustrator dovrebbero essere già, come dire, super stra in gamba. Quindi, insomma, il passaggio dovrebbe essere questo. Allora, faccio notare che prima di tutto, quando io vado a fare delle modifiche alle immagini, al mio lavoro, in tempo reale la grafica qua si va ad aggiornare. Ok? Allora, come vedete, io ho già iniziato a fare qualcosa. Questo qualcosa non è nulla di che, è semplicemente uno studio degli ingombri che voglio utilizzare. Ok? Nulla di strano o di particolare, cioè ho cercato di capire come voglio organizzare la grafica sulla mia scatola di fiammiferi, ok? E ho ipotizzato che gli ingombri potrebbero essere questi. Va da sé che non parto dal nulla. Allora, questi fiammiferi ho deciso di chiamarli Flint Beast, che boh, in una traduzione forse un po' forzata vuol dire tipo animale focaio, ok? In cui l'idea sostanzialmente è dividere la qualità dei fiammiferi a seconda insomma, ogni qualità di fiammifero corrisponde a un animale più o meno realistico, più o meno fantastico. Quindi l'idea di fondo è questa. Va da sé che non si parte mai dal nulla. Io prima di mettermi a lavorare, per quanto sia un lavoro, come dire, un po' improvvisato, no, improvvisato no, nel senso che, però comunque sia, sono conscio che sarà un'esercitazione, che la parte bella dovreste farla voi. Comunque sia, io mi sono preso la briga di fare qualche prova, di capire un po' come disegnare il mio serpente, di come realizzarlo e così via. Quindi non parto dal nulla. Ci siamo? Quindi questa, per quanto mi riguarda, è una cosa importante per voi, cioè non lavorare mai a casaccio, ok? Dovete farvi venire sempre in mente come realizzare le cose, ok? Quindi io oggi farò l'illustrazione grafica, diciamo così, della qualità serpente, e comincerò appunto a fare un'impaginazione di quello che sarà il lavoro più o meno finito. Ok? Quindi iniziamo. Allora, prima cosa io direi, questo adesso mi sono studiato un attimo gli ingombri, quindi ho deciso di rinunciare, per esempio, a questa cosa qua che mi era illustrato, tipo una fascetta un po' araldica, diciamo così.
questa qui, ho deciso di rinunciarci perché graficamente non era gestibile, ok? Spesso e volentieri gli approcci illustrativi promettono tanto, poi pian pianino ti rendi conto che rendono poco e molto più efficace, per esempio, una fascetta di questo genere dividendo i due contenuti. Quindi conviene lavorare più in questa maniera qua. Per due motivi, io vi consiglio di non lavorare subito con la grafica sopra la fustella. Il primo motivo parte da un errore, diciamo così, che ho fatto io, nel senso che ho orientato la mia fustella in un modo un po' poco comodo per lavorarci. Quindi, insomma, se mi dovessi mettere a lavorare così, io non starei molto comodo. Ma il secondo motivo è che secondo me conviene comunque tenere la parte grafica un po' a parte fino a quando non arrivo con un po' di sicurezza al risultato che volevo. Quindi io mi ero impostato un documento che ho chiamato disegno, ok, che è delle stesse dimensioni della facciata della mia scatola, ok, e quindi parto al lavoro. Adesso io inizierò a fare una lavorazione che serve appunto a ottenere il nostro serpente. Rispettando alcuni parametri che mi ero un po' prefissato. Quindi, bando alle ciance, noi cominciamo. Allora, io ho già un livello che ho chiamato serpente, come vedete, quindi qui c'è la mia palette di livelli su cui sto cercando di organizzare il mio lavoro e qui ci sono altri livelli con cui organizzare il resto delle mie cose. Va da sé che in questa lezione, in questo video tutorial, mi concentro sull'applicazione della grafica. La parte, diciamo così, delle finiture è probabilmente una lezione che tratterò in un momento successivo. E adesso mi concentro sugli ingombri che vado a creare. Allora, prima di tutto, la mia scelta era stata quella di fare un ingombro, un'immagine che fosse nella facciata divisa a metà. Quindi io ho la mia tavola di disegno che come vedete dimensioni 100x50, quindi la dimensione della mia scatola di fiammiferi, la dimensione dell'ingombro dove andrà a finire il testo sarà probabilmente, sicuramente, un quadrato 10x10, ok? Quindi andiamo a modificare le dimensioni, qui ho un eccesso di finestre, quindi direi che è bene che le vado a chiudere almeno una, questa, teniamo aperta questa, ok, e, perché lo spazio è poco, quindi è bene ottimizzare. Quindi ci andiamo ad aprire la finestra trasforma, gli diamo dimensioni 100 x 100, millimetri, no, scusate, 50x50, vedete, 50x50. E le andiamo a posizionare in fondo alla pagina. Visto che stiamo un po' impariamo giocando, vi ricordo che per alcuni posizionamenti io posso usare anche allinea distribuisci. Se scelgo l'opzione allinea la tavola di disegno, io posso dire allinea al centro della tavola di disegno e allinea in basso alla tavola di disegno in maniera tale che io abbia già il mio posizionamento preciso. Ora, visto che a me piace la precisione, attivo anche i righelli. Visualizza righelli. Mostra righelli. Perché il mio serpentello che voglio andare a disegnare, io adesso qua ovviamente ne ho disegnato una versione infima che mi serviva giusto come ingombro, quindi non ha alcuna pretesa di risultato grafico, cerco di lavorare con una certa precisione. Cosa vuol dire per me lavorare con una certa precisione? Per esempio, andare a posizionare qualche linea guida che mi dia qualche riferimento, tanto per intenderci. Quindi, per esempio, per essere un po' più comodo nel lavoro, posso, per esempio, andare a posizionare l'origine del mio lavoro
esattamente al centro di dove sto lavorando. Questo mi permette, per esempio, di posizionare il mio serpentello anche nella sua versione schifosa, come ho fatto adesso, a posizione X0, Y0. Questo, insomma, è una forma, saranno pignolerie, però facciamo blocca guide, quindi teniamo le guide bloccate. Saranno pignolerie, però dà una serie di possibilità. Ora, per disegnare il mio serpente, secondo me vale la pena provare a disegnarlo in maniera partire da un approccio geometrico. Considerate che quando si disegnano appunto illustrazioni di questo tipo, aiuta a partire da delle geometrie. Ok? Vi apro un esempio che può aiutarvi e che sia quelli di seconda che quelli di terza sono invitati a vederselo. Ho caricato un tutorial anche su quello. Magari in questo video ci metto anche il link. Proviamo a fare apri recenti, che me l'ho aperto di recente. Grafico custodio Colombo, eccolo qui. Ecco qua. Cioè, noi puntiamo ad arrivare a illustrazioni di questo tipo. Allora, guardate questo colombo che ho realizzato. Allora, ho sfruttato tantissimo le geometrie. Okay, per ottenere le ali non le ho disegnate a caso, ho usato delle intersezioni tra cerchi, okay, in maniera tale da ottenere il più possibile un'illustrazione interessante. Allora, questo è quello che noi dobbiamo fare. Quindi dobbiamo prestare attenzione a questo tipo di operazioni. Quindi, torniamo al disegno. A mio avviso, appunto, conviene provare a disegnarlo utilizzando delle intersezioni di cerchi che poi andremo a modificare. Eccoci qua di nuovo. Eravamo rimasti che stavamo iniziando a fare il disegno diciamo del serpente. A questo giro faccio l'illustrazione del serpente. Stavo dicendo che appunto l'ideale sarebbe sfruttare delle geometrie per fare il nostro disegno. E il 90% dei casi è così. Diciamo così che per il disegno del serpente aiuta di più sfruttare alcuni strumenti di cui disponiamo. Allora, qui vediamo alcuni strumenti classici, diciamo così. Illustrator ovviamente mette a disposizione questa palette di strumenti. Per quelli di seconda, di terza dovrebbe ormai essere uno strumento consolidato, vale a dire lo strumento curve di Bezier che permette di creare dei punti, tanto per intenderci, adesso ve ne disegno uno al volo, così, giusto per farvi vedere, e che dà la possibilità, come dire, di andiamo a colorarlo in un colore che sia visibile, e che dà la possibilità di andare a modificare questo tracciato, anche aggiungendo curve, come in questo caso, ok? Togliendo punti, aggiungendone dove vogliamo, togliendo curve dove vogliamo che spariscano. Quindi questo è lo strumento penna con curve di Bezier che dovremmo, almeno quelli di terza, di quarta, dovrebbero conoscere già molto bene. Qui abbiamo però un altro strumentino che può essere interessante. Strumento curvatura. Che cos'è? È un'alternativa a questo strumento qui che praticamente comincia già da subito a disegnare lui delle curve cercando di farle il più possibile armoniose. Per il serpente può essere un buon punto di partenza. Vediamo subito. Quindi facciamo che lui colora un tracciato nero. Funziona esattamente come le curve di Bezier, semplicemente lui inizia fin da subito a creare, come vedete, delle curve cercando di armonizzarle di volta in volta. Guardate un po'. Allora, in questo caso per il serpente può essere molto comodo perché già crea lui una sorta di armonia che può venire a nostro vantaggio, però forse in questo caso conviene un attimo fare questa operazione qua. Abbiamo un tracciato nero, togliamo il riempimento, se non riusciamo a capire cosa stiamo facendo. Riprendiamo. Quindi, vedete quello che sto facendo? Sto cercando di
disegnare una serie di curve. Cercando di capire qual è il modo migliore per realizzare il nostro serpente che pian pianino sta venendo fuori. Ovvio che non è che vada già bene così, però può essere già un punto di partenza che mi aiuta. Allora, abbiamo fatto, è una prova questa ovviamente, vediamo un po' perché per esempio a me piaceva l'idea tutto sommato di scrivere il tutto in un cerchio. Per esempio, in questo caso forse rischia di essere un po' troppo illustrativo come l'ho fatto. Riproviamo. Allora, riprendiamo. Proviamo a farlo un po' più stile serpentello dell'Alfa Romeo, tanto per intenderci. Prendiamoci un attimo, prendiamo il tracciato fatto così. E andiamo a studiarci un attimo la forma. Ecco, vedete che avere anche un po' le linee guida a disposizione può aiutare molto perché c'è stato un errore. Allora, potrebbe essere un punto di partenza questo. Poteva venirmi meglio, ma può essere un punto di partenza, nel senso che comunque ha un certo tipo di impostazione che posso andarmi poi a sistemare. È ovvio che adesso il lavoro non è finito qui. Io adesso queste curve, il cerchio magari lo spostiamo sotto perché rischia di darmi fastidio in questo momento. Spostiamolo qui, anzi, spostiamolo qua, ok? In questo momento le curve non sono del tutto sistemate. Come le sistemo? Andando a utilizzare lo strumento curve di Bezier. Quindi vado a intervenire in questa maniera qua. Cioè, pian pianino cerco di ottenere la mia forma il più armoniosa possibile. Vado magari dove vedo che appunto le curve non sono armoniose, vado a eliminare punti inutili come qua in questo caso. Conviene sempre cercare di armonizzare le curve tra loro. Qui vedete che c'è qualche problema, allora lo andiamo a sistemare. E pian pianino io vado a ottenere la mia forma. Ecco, per esempio. Va da sé che devo sistemare per bene il mio serpentello, devo ancora ottenere una forma del tutto interessante, però già così, come dire, quantomeno a livello di ingombro è una forma già un po' interessante per conto suo.
Potrei provare sempre con lo stesso strumento a ottenere una sorta di fiammella. Quindi andiamo a ridimensionarcelo le nostre esigenze, però è bello, vedete che il serpentello stia al centro, quindi lo spostiamo così, quindi piuttosto andiamo a modificare un po' la fiammella, la facciamo un po' più piccola. Ok, adesso andiamo a lavorare, adesso quello, io non, la forma per adesso non vado a perdere, ad annoiarvi, diciamo così, nel video, cercando di ottenere una forma bella del serpente. Adesso per adesso gli ho dato un'impostazione, per ora lo teniamo così. Quello che ci tengo a farvi vedere è come potremo intervenire per renderlo più illustrativo, ok? Allora, per renderlo più illustrativo si possono usare vari trucchi. Io, per esempio, mi piacerebbe ottenere, come dire, la forma del, come, ottenere la sensazione della pelle di serpente. Allora, io potrei, per esempio, sfruttare in questo caso lo strumento Pattern. Faccio notare che per adesso sto lavorando in bianco e nero, c'è un motivo, poi lo vedremo dopo. Ok? Allora, innanzitutto, prima di tutto devo capire come voglio ottenere il mio lavoro, nel senso che potrebbe essere. Siri, ti ringrazio. Potrebbe essere che io, per esempio, lo voglia con un pieno, come ho fatto d'altronde qua. Ok? Cioè il risultato era questo qui. Quindi potrebbe essere che io voglia lavorare in quella maniera qui. Quindi vado. Potrebbe essere quindi che io voglio un fondo pieno. E potrebbe anche essere che io non voglia, come dire, un semplice cerchio, magari voglio qualcosa di un po' più interessante. Quindi creo un nuovo livello che chiamo per esempio Araldica oppure Sigillo, chiamiamolo così, diamolo ok e ci andiamo a posizionare qua. Il cerchio lo eliminiamo. E per esempio, invece che fare un cerchio, io potrei fare anche una cosa di questo tipo. Creo una stella, faccio rivedere, vado nello strumento stella e creo appunto una stellina. La stella gli do un numero spropositato di punte, per esempio 24 punte, e gli do una differenza tra il raggio 1 e il raggio 2 minimale, quindi sembra più uno scoppietto che una stella. Diamogli appunto, questo è 20. E il raggio 2 facciamo che è 18. Va bene, dai, facciamo che ci va bene lo stesso. Per esempio, io potrei muovermi in questa maniera qua. Io adesso ho creato questa stella, chiamiamola così, ok? Allora, io potrei voler, partendo da questa stella, andarla a modificare in maniera tale da ottenere una forma che potrebbe essere più interessante per me. Facciamo un esempio. Andiamo ad applicare un effetto che potrebbe essere, tanto per intenderci, andiamo a divertirci in questo modo qua. Andiamo a fargli stilizzazione angoli arrotondati, anteprima. Ora, questa potrebbe sembrare una cosa abbastanza banale, cioè io in questo momento sto arrotondando gli angoli della mia, chiamiamola così, stella, vedete? E posso accentuare più o meno questo effetto. Do l'ok, vediamo cosa succede se io in questo momento faccio modifica, copia, modifica, incolla nella stessa posizione e vado a ruotare la mia stella. Proviamo, abbiamo fatto 24 punte, facciamo 360 gradi diviso 24, proviamo ad andarla a ruotare di
15 gradi, potrebbe essere che torni esattamente nella stessa posizione di 15 gradi. Andiamo in trasforma, proviamo a ruotarla di 15 gradi, no? Come volevasi dimostrare, lo devo ruotare della metà, quindi non di 15 gradi, ma di 7 gradi, 5. Ed ecco qua. Per esempio, con un'operazione abbastanza semplice abbiamo ottenuto, per esempio, questo effetto qua, piace o non piace, dipende cosa volevate ottenere, però può essere che io voglio ottenere un certo tipo di effetto e questa cosa qua per me è possibile. Va da sé che posso aumentare o diminuire le dimensioni del mio tracciato, quindi posso renderlo più aggressivo questo effetto o meno, però questo potrebbe essere per esempio un punto di partenza. Quindi questa è un'operazione che io posso fare lavorando appunto in questa maniera qui. Posso anche, intervenendo proprio su entrambi gli oggetti, applicare altri effetti. Potrei, per esempio, andare a operare l'effetto risucchio. Andiamo a vedere in anteprima cosa succede. Vedete che l'effetto risucchio crea altri tipi di effetti. Ce ne sono altri, ma che non vado a vedere perché, per esempio, sono asimmetrici come effetti. In questo caso, a me viene comodo avere un'applicazione di effetti invece di tipo simmetrico. Ok? Blocchiamo questa parte qui. Mettiamo invece che io voglia andare a dare una sensazione che il mio serpente abbia appunto la pelle di serpente. Come posso farlo? Potrei per esempio andare a fare questo tipo di operazione. Facciamo finta che il mio serpente abbia la pelle che va in direzione da destra verso sinistra e quindi potrei per esempio fare questa operazione qua. Potrei crearmi una sorta di punta che vado a ridimensionare, diciamo un po' più piccolina, diciamo che è di dimensioni 0,5, da cui potrei andare a intervenire facendo questa operazione qua, oggetto, pattern, crea, do l'ok. Allora, per esempio qui si sta creando questa specie di pattern. Allora, qui ho bisogno di fare qualche tipo di intervento. Prima di tutto, forse questa punta qua mi viene comodo se è, se ha le estremità tonde. Quindi vado ad intervenire in traccia e vado a dargli questo tipo di operazione qua. Io adesso, questa ripetizione, vorrei che si avvicinasse quel tanto che basta in modo tale da sembrare una linea continua. Quindi vado a modificare la larghezza dell'involucro che contiene la mia ripetizione. L'effetto, lo strumento pattern, appunto, questa caratteristica qua, crea una specie di box dentro cui va a creare la ripetizione. Se io aumento la dimensione del box, adesso mi copio questa dimensione perché mi servirà dopo, lui aumenterà la distanza. 20 magari non si vede una mazza, facciamo 10. Vedete che lui, facciamo 7, meglio, 2, vedete che lui sta aumentando spropositatamente la distanza tra un oggetto e l'altro, perché lui ha aumentato la dimensione dell'involucro che contiene il mio lavoro. Quindi io adesso vado a intervenire proprio su questo, perché ho bisogno che siano vicini tra loro. Allora, tolgo la modifica proporzionata e vado a intervenire proprio qua. Proviamo con un 5. Mio, devo intervenire qui. Proviamo quindi a togliergli intanto questi valori qua. Ancora poco, proviamo con 0,8. Potrebbe fare a caso mio 0,8. Ok?
Posso provare anche altre cose, per esempio queste cose qua, che possono essere rendere il mio lavoro un po' più interessante, aumentando però leggermente la distanza, facciamo un 9 qua, e proviamo a darlo ok. Allora, il nostro pattern è pronto. Faccio notare che per darlo ok cosa devo fare? Se io clicco due volte qui, io posso tornare a lavorare sul mio pattern, e cliccando esternamente due volte sopra la schermata, io vado, torno nel mio quadro di lavoro. Seleziono il mio serpente e gli applico il mio pattern. In questo momento mi verrebbe da dire che il pattern è un po' troppo aggressivo, ok? Oltre al fatto che, come dire, la trama, l'avendolo reso alternato, ha perso un po' quel senso di squama. Quindi torniamo qua a modificarlo e io direi di tornare sulla ripetizione normale, ok? Quello che posso fare in questo momento è anche questa operazione qua. Proviamo a fare questo tipo di intervento. Oggetto, trasforma, ridimensionamento e attivo la modifica solamente dei pattern. Quindi tolgo la spunta sul trasforma oggetti e rimpicciolisco di un po' il mio pattern, perché probabilmente farlo un po' più piccolino ci guadagna. Per esempio così ci guadagna molto di più. Proviamo a vedere se c'è anche la possibilità, molto bene, di andare a modificare solamente il pattern per quanto riguarda l'inclinazione. E avendone la possibilità, proviamo a metterlo in pratica. Potrebbe essere interessante già così, ok? Poi uno può dire, non mi piace il pattern che hai fatto. Assolutamente, io adesso sto anche lavorando un po' in fretta, però io adesso sto facendo le cose per farvi vedere come poter ottenere un certo tipo di risultato. Faccio notare una cosa, in questo momento il pattern è trasparente, cioè se io adesso prendessi uno dei cerchi che ho realizzato e lo colorassi, vedete che il mio serpente va in prende sul colore del mio sfondo. Allora, il trucco per far sì che, se voglio che venga bucato, venga al bianco, è il seguente: io posso prendere il mio serpente, lo posso copiare, questo serpente lo coloro di bianco e il serpente che ho copiato lo incollo nella stessa posizione. Ed eccoci qua. Ok? Proviamo ad andare un po' avanti. Io potrei anche, per esempio, scegliere di dare un bordo al mio serpente, quindi posso dargli un certo tipo di bordo, posso andare a intervenire anche utilizzando bordi un po' particolari come questi qua. Questo non fa caso mio, per esempio, proviamo un altro ancora. Mi sembra che non abbiamo nessuno che mi soddisfi, però se vogliamo provare a utilizzare questi tipi di tracciato è possibile. Questi qui sono dei preconfezionati, tra l'altro se vogliamo possiamo applicargli anche questi effetti qua che io di solito tendo a evitare. Faccio notare che se volessi andare a modificare lo spessore del mio tracciato manualmente, da un po' di tempo a questa parte io ho anche a disposizione questo strumento qua, che si chiama strumento larghezza, che mantenendo la direzione del tracciato mi permette di andare a aumentare o diminuire lo spessore del mio tracciato in maniera tale da ottenere una sensazione differente sul mio lavoro. Ok? Cerchiamo di andare un po' avanti. Alla base io sto cercando di tenere come riferimento questo disegno qui. Andiamo ad aprire. Eccolo qui. Quindi bisogna cercare un po' di ottenere
questo tipo di risultato. Quindi c'è ancora un po' di roba da fare. Qui c'è qualcosa di strano che si è creato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vedete, si è come creato una specie di c'è una schifezzina che si è creata, ma nulla di grave. Lo andiamo a rimpicciolire fino a che non si è sistemato così. Ok, allora altre cose che posso andare ad aggiungere. Sicuramente posso andare ad aggiungere il mio occhio, che in questo caso andrò a colorare di bianco con un bordo nero. Ok. Posso andare a crearmi la fiammella, potrei lasciarla bianca in questo momento, ok? Poi sicuramente quando avrò finito di spiegarvi un po' tutte le cose che posso andare a fare senza fare la registrazione, mi sistemerò il disegno in maniera tale che poi dopo possiamo andare avanti. Io adesso vi faccio vedere tutte le possibilità che abbiamo a disposizione. Poi dopo, ovviamente, andiamo a intervenire in maniera differente. Questo tracciato qui, per esempio, potrei anche scegliere di metterlo tutto esterno. No, non c'è la possibilità perché io adesso ho applicato quell'opzione che vi ho fatto vedere prima. Cosa che invece posso fare qua. Per esempio, posso scegliere di lasciare tutto il tracciato esterno. Altre cose che posso fare, ovviamente qua posso copiare e incollare e creare ad esempio l'occhio di serpente in questa maniera qua. Ok, posso ovviamente andarmelo a modificare a mio piacimento, portandolo per esempio in questa maniera. La bocca. Mi devo ricordare adesso però che sto lavorando su due tracciati, perché c'è quello trasparente e quello, come dire, quello col trasparente col pattern e quello che fa da fondo bianco, quindi devo stare attento anche un po' a questo fattore qui, eh? E posso, per esempio, fare anche questa operazione qua. Mettiamo che io voglia creargli la pancia rigata. Proviamo a fare questa operazione qua. Copio e incollo un'altra volta il mio lavoro, ok? In maniera tale che almeno mantenga questa direzione qua. Potrei, per esempio, fare questa operazione qui, provare a creare una maschera. Possibilmente colorata, se no faccio fatica a vedere quello che succede. Quindi diamo il colore rosso. E proviamo ad andare a creare la maschera della nostra pancia. Ok, quindi lavoriamo in questo modo qua. E facciamo questa operazione di questo tipo. Allora, cosa facciamo a questo punto? Questo è l'elemento che abbiamo, questa qui è il nostro serpente, che facciamo? Copiamo e lo incolliamo un'altra volta, incolla sopra. Ok? E andiamo a selezionare questa maschera che abbiamo creato e le andiamo a bucare insieme, in maniera tale che si crei questo bordo che vado a colorare di bianco in questo momento perché si veda meglio, non tanto il bordo quanto il riempimento, in maniera tale che si veda un po' cosa sono andato a creare. Ovviamente adesso me lo dovrò andare anche a modificare, perché non è che vada bene così, quindi
lo vado a modificare con le mie curve di Bézier in maniera tale che magari questa parte qui non la voglio, quindi la vado a eliminare. Mi avvicino sempre di più al mio risultato e pian pianino vado a fare le modifiche che mi servono per arrivare al risultato del mio lavoro. In questa maniera qua. Qui posso eliminare i punti e creare una curva unica che crea questo andamento qui. E le guide sensibili non sono sempre comode, eh. In questo caso io adesso non le sto a levare, ma per esempio a me in questo momento stanno rompendo parecchio le scatole perché tutte le volte che provo a personalizzare una curva, lui va a creare dei punti di incontro e così via. Allora, qui per esempio è un po' troppo pesante l'effetto, quindi andiamo a modificarcelo un pochettino. Ok, questo è un altro passaggio. Io adesso mi sto preoccupando più di andare a ottenere la sensazione generale, ci siamo, non tanto la precisione esecutiva, perché ovviamente la precisione esecutiva la si ottiene insomma lavorandoci un pochettino, non posso farvelo vedere adesso il risultato esecutivo, o ve lo facevo vedere già fatto o ce lo facciamo andare bene così. Quindi questo è un altro passaggio, ok? Potrei per esempio andare ad aggiungere dei dentini che possono aggiungere qualcosa al mio lavoro. Questi dentini possono anche avere le gengive, oppure posso scegliere di non metterle per sintesi grafica. Comunque, i dentini li possiamo andare ad aggiungere. Potrebbe essere che questi qui non abbiano neanche un bordo, quindi li coloriamo direttamente di bianco. Oppure posso dire, no, mi piace che ci siano i dentini col bordo li faccio, non è un problema. In questo momento quello che mi interessa a me è che ci sia questo tipo di passaggio qua. Allora, vedete che pian pianino la mia forma, per quanto sia approssimata, sta anche venendo fuori. Ok? Quindi vedete che io sto pian pianino arrivando a un certo tipo di risultato. Va bene? Quindi io adesso interromperei qua il video. Ci rivediamo al prossimo video quando avrò finito di curarmi con un po' di calma la grafica di questa illustrazione. Ok? Gli strumenti per fare questa illustrazione qua io direi che sono questi. Ok? Non sono molti, è lo sfruttare gli strumenti delle curve di Bézier. Si possono utilizzare dei pattern, usandoli sapientemente si possono ottenere diverse forme. Si possono andare a sfruttare come dire, gli effetti di cui ne possiamo disporre parecchi. Quello che abbiamo visto oggi, per esempio, era la stilizzazione a angoli arrotondati, che è uno dei più semplici come strumenti, ma che comunque ha un suo certo valore. Questo è quanto.
Allora, facciamo che con la grafica siamo pronti, ok? Andiamo quindi ad applicare la nostra grafica al nostro OPEC e da lì cominciamo a derivare un po' tutto il resto, perché il nostro lavoro sicuramente non finisce qui. Allora, andiamo a intervenire sulla custodia, eliminiamo le grafiche, diciamo così, così provvisorie, e andiamo a incollare il nostro elemento grafico. Ok? Onde evitare strane sorprese, conviene che andiamo a attivare i livelli. Ok? Qui abbiamo qualcosa, un baghetto, ok? Onde evitare strane sorprese, meglio dirgli oggetto espandi aspetto, in maniera tale che gli effetti che abbiamo applicato non si alterino quando io li vado a modificare, invece si muovano insieme alle modifiche che vado a fare senza che si creino cose strane. Questo è uno dei motivi per cui la grafica l'ho tenuta a parte, perché così se devo alterare alcuni effetti che ho inserito, riesco a farlo senza troppi problemi. Allora, cominciamo adesso a ragionare un po' su quello che è il nostro impaginato. Quindi, io adesso vado ad attivare la mia, come dire, la mia finestra di studio in maniera tale che possa vedere le anteprime. E ovviamente la finestra di studio si nasconde sempre perché se non mi complica la vita, non è a posto, ok? E andiamo a vedere il nostro risultato. Eccolo qua. Allora, ovviamente al momento stiamo lavorando in nero, non in nero nel senso che lo faccio illegalmente, ma nel senso che la grafica in questo momento è semplicemente un bianco e nero. È voluto, nel senso che per adesso io mi sono limitato a creare degli ingombri. Adesso cominciamo a lavorare sui colori. Per lavorare sui colori, gradisco in questo momento lavorare proprio un po' su delle finiture, ok? E qui arriviamo un po' al piatto forte di questo tutorial, cioè vale a dire, non solo lavorare con i colori, ma ragionare, propriamente con quelle che sono le cosiddette finiture, ok? Allora, dicasi finiture, dei trattamenti che studio ti va a simulare che esistono realmente. Possono essere delle verniciature, possono essere dei foil, possono essere vari tipi di trattamenti. Da dove vado a recuperare la finestra delle finiture? La vado a recuperare da Studio Visualizer e posso attivare la finestra Mostra operazioni di finitura. Ok? Ora, bisogna dire un altro paio di cose. Insieme alle finiture, io posso andare a modificare quello che è il materiale su cui sto lavorando. Allora, vedete che in questo momento io sto lavorando su un materiale non trattato, di un colore grigio. Ok? Può andarmi bene così, può non andarmi bene così, insomma, dipende un po' da quello che voglio fare. Allora, cerchiamo di rendere più interessante, il lavoro che ho realizzato. Ok? Che in questo momento, ripeto, non mi sta piacendo per niente, però va bene lo stesso, ok? Ma in realtà, una volta applicato al packaging, comincia già ad avere un maggiore senso, diciamo così. Quindi, ma andiamo per gradi. Allora, per adesso abbiamo questa situazione qua. Allora, cominciamo col voler modificare un po' il nostro substrato. Allora, da finitura io vado ad attivare la finestra. Cambia substrato. Lui mi sta dicendo: sai il substrato del file di progetto struttura 03. Questo qui è il materiale che ho scelto finora. Ok? Se disattivo questa spunta, quindi gli dico non usare più il materiale che abbiamo selezionato, possiamo andare a scegliere un'altra serie di materiali. Andiamo a vedere un po'. Per esempio, io potrei, se scrivo carta,
potrei andare a vedere delle carte che per me potrebbero essere interessanti. Carta grana fibre, lucida matte, carta per etichette metallizzata, carta per te, carta con la griglia, carton cut, carta grana grossa. Ce n'era una che mi interessava particolarmente, che in questo caso avrebbe fatto a caso nostro. Carta griglia, carta con grana fibre. Forse questa. Andarlo ok un attimo. Esattamente, forse era questa. Eccola qua, quella che volevo usare. Molto bene. Ecco qui. Per esempio, sono andato ad attivare questa carta qua, che appunto è quella che è appunto la carta che dà un po' questa sensazione qui. Ok? Partiamo da qua. Partiamo da questa carta qui. Ok? Quindi ci mettiamo al lavoro. E vediamo un po' cosa riusciamo a ottenere. Prima cosa che abbiamo fatto. Ora, visto che il mio disegnino richiama, tanto per intenderci, una vipera, direi che è il caso di cercare di lavorare sui verdi. Quindi, io per prima cosa. Adesso elimino questo, voglio vedere cosa succede. Scusatemi io ogni tanto i miei pallini. Non so quanto ci guadagni. In realtà non ci guadagno nulla. Non ci guadagno assolutamente nulla, quindi facciamo Ctrl Z e lo riattiviamo. Allora, una cosa che potrei fare, per esempio, è provare a utilizzare un foil di un colore verdognolo. Allora, questo strato qua, secondo me, vale la pena che fa attraversi un po' tutto il mio pack e vada a prendere anche un po' di abbondanza, lasciando una parte libera. Quindi il mio effetto dovrebbe essere, grosso modo, questo qua. Ok? Quindi vedete che attraversando tutta la grafica, lui va a prendere un po' tutto il mio ingombro. Ora, va da sé che adesso devo sistemare graficamente la posizione, quindi ci andiamo a sistemare subito. Sistemiamo subito. La grafica in maniera tale che non sia scentrata, diciamo così. Ok, questa parte qui ovviamente l'ho fatta in maniera un po' veloce, ma va bene. E potrebbe essere che io a questo punto, qua mettiamo pure un'abbondanza perché così siamo sul sicuro. Potrebbe essere che io adesso vada in finitura e cliccando su questa icona vada a cercarmi un foil che mi interessi. Proviamo a cercare un foil da cui io possa scegliere un colore. Proviamo per esempio questo foil qua, da cui mi pare che si possa scegliere un certo tipo di colore. Allora, io adesso sono particolarmente interessato ad attivare un foil di questo tipo che appunto si va a caricare sopra alla placca che ho creato. Vediamo cosa è successo. Ecco qua. Questo era il risultato che volevo ottenere, cioè ottenere un effetto di questo genere. Ok?
Quindi, prima cosa che ho fatto è applicare questa roba qua. Ora, potrebbero esserci una serie di problemi in merito alla scritta. Allora, se la tengo così, praticamente la scritta viene bucata e il testo viene tirato fuori sostanzialmente dal mio, come dire, dal mio, dalla negazione, dal togliere appunto della grafica. Metti però che voglia fare del testo stampato, potrebbe venire fuori qualche problema, perché stampare sopra il foil non è proprio una cosa immediata. Proviamo adesso ad andare a scegliere, a selezionarci un colore nero che vada a riempire questa parte qui. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, come immaginavo, viene fuori qualche problemino. Lui addirittura probabilmente mi sta dicendo: manco ci provo a bucare un foil, a stampare sopra un foil, e lui mi è andato automaticamente in sovrastampa. Andiamo a vedere. Proviamo a fare questa operazione qua. Andiamo in attributi e attiviamo un sovrastampa e vediamo cosa succede. Io ho attivato in questo momento il sovrastampa e vediamo un po' cosa succede. Eccolo qua, è sparito. Allora, il problema è questo. Qui andiamo ad affrontare uno dei problemi delle stampe che si possono riscontrare, quindi come dire, può essere la quotidianità, tanto per intenderci, che è legata al fatto che io non posso stampare sopra il foil praticamente, e lui mi dice: o andiamo in sovrastampa o io il foil non te lo riesco a stampare. Ok? Quindi l'unica strada per riuscire a stampare sul foil è far sì che questo sia bucato, tanto per intenderci. Allora, proviamo a trattarlo dopo. Noi adesso ci siamo creati questo campione che lui, che è il trattamento col foil, e lo ha salvato già nella palette campioni, quindi lo posso utilizzare a mio piacimento, eccolo qui. Ok? Allora, io direi che questo foil lo possiamo applicare sicuramente al serpente, quindi lo applichiamo magari per la fiamma, proviamo a tenerci un altro colore, niente da dire. Questo invece dovrebbe essere bianco. Ecco, qual era la differenza di prima? C'era un piccolo errore. Allora, dov'è il bianco colore? Andiamo a selezionarlo da qua. Così, così. Possiamo fare questo trasparente, così credo di essere così, però mi sembra un po' grossettino. Andiamo a applicarlo anche qui il campione. Olè. E vediamo un po' da studio cosa sta succedendo. Ecco qui, stiamo applicando, vedete, l'effetto anche a questa grafica qui. Metti come mi sta accadendo di fatto che non mi piace un granché alla fine questa per adesso lo teniamo, perché comunque ci viene comodo per farvi vedere alcuni elementi. Per riuscire a far sì che si stampi, io adesso in questo momento voglio fare questa operazione, mi spiego. Io vorrei fare in modo che la scritta FlintBeast sia bella bianca, quindi ci sia un bel bianco che si veda, che venga fuori in maniera abbastanza lampante.
Per farlo, devo o gestirmi in sovrastampa, quindi la sovrastampa la dovrei togliere in maniera tale che il foil venga bucato, ma non mi piace molto l'idea in questo momento. Ma oppure potrei farlo, potrei togliermi in attributi il sovrastampa, a questo punto lui si aggiorna e come vedrete il testo si va a aggiornare. Il problema è che se io volessi far usare un colore diverso, volessi fare un bianco, in questo momento non lo riesco a fare. L'unica maniera che potrei provare è creare una verniciatura di bianco. Proviamo ad attivarla. Proviamo a dirgli vernice, verniciatura OB extra opaca. Proviamo ad attivare questa verniciatura qua. Spessore, facciamo una bella spessa e diamogli l'ok e facciamo che l'aggiungiamo come campione e vediamo cosa è successo. Rimane comunque l'effetto bucato, quindi non ha funzionato. Queste sono opzioni che non è facile da gestire, quindi non ci spaventiamo, cioè lo scopo è riuscire a ottenere uno strato di bianco. Allora proviamo a dirgli spot matte lucida. Andiamo a scrivere bianco, film matte bianco. Proviamo a sostituire, come si vede, non opaco, colore spot bianco, belle color. Proviamo ad attivare questo. Non riesce. Non è facilissimo, riuscirlo a ottenere. No, c'è riuscito invece. Ecco quello che volevo ottenere. Allora, lui in questo momento cosa ha fatto? Ha fatto uno strato di bianco che credo sia però non in sovrastampa. Quindi la sovrastampa, se provassi ad attivarla, credo che creerebbe effetti sgraditi. No, funziona anche in sovrastampa. Non so se sia attendibile, nel senso che potrebbe anche essere che la cosa non funzioni in realtà un granché, però in questo momento io riesco a stampare anche il mio bianco in sovrastampa, che è una parte che mi interessa. Ok? Quindi siamo riusciti ad applicare questo effetto qua. Allora, vediamo un attimo se riesco a farvi vedere la differenza tra il sovrastampa. Quindi sovrastampa vuol dire che io ho stampato direttamente il colore sopra la pellicola del foil. Ok? Se invece tolgo la sovrastampa, in teoria lui dovrebbe bucare il foil e poi stampare sopra il cartone. E infatti vedete che si vede un leggero rilievo. Ok? Probabilmente questa è la via più interessante e più corretta. Va bene? Quindi l'applichiamo anche a questo. Andiamo a prenderlo dai campioni che si sono creati. Andiamo qui. Andiamo ad attivare da qua. Eccolo qui. Molto bene. E lo applichiamo anche al filetto. Ho sbagliato. Dice che applicarlo al filetto l'ho riempito. Qua così, ecco qua, adesso dovrebbe funzionare. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ok? Quindi questo è il primo risultato. Allora, andiamo a fare la fiammella.
che io farei più o meno in questa maniera qua. Sto riflettendo nel frattempo. La fiammella potrebbe essere interessante. Ah, prima di tutto, io ho la tentazione in questo momento di cambiare il substrato, non è che mi entusiasmi poi così tanto utilizzare questo substrato qua. O meglio, potrei per esempio rendere un po' più scuro questo verde. Questo sì. Potrei per esempio rendere un po' più scuro questo verde, in maniera tale che magari dia un po' più di. Ad esempio, così. Ok? Forse così è un po' più interessante. Allora, andiamo a modificare anche questa parte qua. A questo magari gli applichiamo un altro foil. Potrebbe essere. Adesso io sto cercando di farvi vedere anche un po' di differenze, quindi andiamo, cerchiamo di metterci un po' più comodi nel lavoro. Allora, diciamo che questa finestra la rimpiccioliamo un attimino, che non è proprio comoda, comoda, comoda. Ok, facciamo così. Allora, proviamo a fare un'altra serie di operazioni. Qui, per esempio, la fiammella potrei attivargli un altro tipo di foil. Quindi ne aggiungiamo un altro. Quindi aggiungiamo un altro foil. E facciamo che è un foil questa volta, facciamo che è il d'oro, che è dorato, foil a freddo oro. Proviamo a utilizzare questo, lo facciamo diventare un campione, giusto per vedere, non so perché l'ho andato a applicare a tutti, scusate. Certo era che doveva aggiungerci un foil. Foil. Era andato a modificare quello già esistente. Aggiungilo come campione, andiamo a modificarlo. Andiamo a colorarlo così. Non so perché si è messo a colorare. Scusate. Allora, torniamo a noi. Questa è la situazione. Ok, adesso senza fare altro aggiungiamo un foil. Ok, vedete che prima avevo fatto un'operazione che non mi piaceva e adesso olè. Non è un granché in realtà. Guardate un po', cioè si vede poco. Allora andiamo a modificarlo e al posto di questo facciamo un blocco foil colorato e ci andiamo a scegliere un bel rosso, mi viene da dire. Andiamo a dire ok, aggiorniamo. Eccolo qua. Ok, quindi abbiamo aggiunto anche un foil qua. Adesso, grosso modo, abbiamo messo un po' tutte le nostre cose, nel senso che, come dire, perché lo hai qua. Un attimo. Eccolo qui, vedete che c'è un piccolo difetto che andiamo a sistemare subito. Ok, allora, vada a sé che continua a non piacermi, comunque fa lo stesso a questo punto. Potrei provare per esempio a colorare, riempirlo con uno strato di bianco qua. Potrei provarci. Allora, se io andassi a, questo è un tentativo che mi va di provare, Ctrl+C,
Command F, oggetto, tracciato composto, rilascia, e questo lo eliminiamo. E questo lo coloriamo con questo. Vediamo cosa succede. Lo sto mettendo un po' alla prova. Anche peggio, mi viene da dire. Se eliminassi questo. Ma vi dirò. Potrebbe anche essere. Potrebbe essere che in questo caso io vada a sfruttare anche, vedete qua, adesso vi faccio vedere cosa succede. Io adesso in questo momento cosa faccio? Potrei anche provare a fare questa manovra qua. Se io seleziono il mio serpentello e gli do un colore bianco senza sovrastampa, quindi questo per esempio, vi faccio vedere cosa sta succedendo in questo momento sul mio lavoro. Andiamo a riaprire studio, aggiorniamolo e se tutto va bene, eccolo qua. Vedete che si crea, come dire, la coprenza proprio si va a perdere, che per alcuni aspetti potrebbe essere molto più interessante che quella roba che stavo facendo prima. Io posso adesso anche cambiare il riempimento così, rimettere il foil per esempio, magari è più interessante. No, mi ha colorato, scusate. Proviamo a mettergli il foil qui. Sono esperimenti, ragazzi. Si è aggiornato, ma non si è aggiornato. Riproviamo. Riaggiornati. Siamo in attesa. Eccolo qui. Allora, così potrebbe in realtà essere un po' più interessante. Vedete che a volte, ok. Quindi questo lo potrei colorare per esempio di bianco. Questo, i denti ad esempio, li potremmo invece colorare con un bianco coprente. Voi adesso non vedete la differenza, in realtà qua ci sono dei punti abbastanza interessanti. Questo lo coloriamo con un foil, quindi diventa parte della pellicola. Ok. Andiamo a selezionare tutte queste parti. Ok. Giusto per anche divertirci un po' e far capire cosa stiamo facendo. Andiamo a colorarlo in questo modo qua. Anzi, qui secondo me è più questo che per il resto. Questo non deve essere colorato. Questo è colore vuoto inverso. E qui colore vuoto inverso, inverso, così va da sé che non vi so dire quanto venga fuori in questo momento quanto abbiamo fatto. Ecco qua, questa potrebbe essere una cosa già che aggiunge un quid in più al mio lavoro, sicuramente aggiunge qualcosa in più. Potremmo aggiungere dei dettagli. Questo potremmo fare che le corna, vedete, si parte sempre da qualcosa che a volte non ci soddisfa e questo fa la differenza.
Qui le corna le potremmo fare bianche. Io ho sbagliato, scusate. Quindi le corna le facciamo bianche, per esempio. Così già, e magari l'occhio interno potrebbe essere anche lui con un bianco coprente. Così capiamo anche la differenza tra il bianco inteso come la carta, il fondo, e invece un qualcosa che oserei dire che a questo punto sarebbe anche bello aggiungerci effettivamente un pattern, nel senso che se io adesso copio e incollo nella stessa posizione il mio draghetto, chiamiamolo così, e al mio draghetto potrebbe essere che io vada ad aggiungere un pattern che faccio sul momento. Facciamo un pattern sul momento. Lo facciamo in questa maniera qua, potrebbe essere. Lo coloriamo di un nero per adesso. Facciamo Command C, Command F. Facciamo uno strato di questo tipo. E facciamo che, boh, facciamo che così. Il resto lo otteniamo in altra maniera. Oggetto, pattern, crea. Ok. Allora, proviamo a crearci un pattern un po'. Sì, proviamo a fare appunto un pattern di questo tipo qua. Cosa un po' vintage, diciamo così, e lo andiamo ad applicare al nostro amico qui, amico, lo chiamiamo l'amico Fritz. Il colore si è andato ad aggiungere qua sicuramente. Lo andiamo a rimpicciolire come pattern, anzi, lo andiamo a modificare subito. Modificare il pattern in questo modo qua, lo voglio un po' più. Meno fitto, ok, e lo facciamo, lo andiamo un po' a rimpicciolire, oggetto, trasforma, ridimensionamento, lo portiamo, sì, potrebbe essere una cosa di questo genere, diamo io l'ok. Allora andiamo a vedere subito che cosa è successo. Andiamo in studio ed è successa questa cosa qua, guardate un po'. Allora, lui ha colorato di nero questo punto qua. Allora, possiamo divertirci in questa maniera a questo punto. Potremmo andare a intervenire sul nostro pattern, quindi riclicchiamo dentro il nostro pattern per lavorarci sopra e per esempio io potrei invece che dargli questo riempimento qua in nero, gli do il bianco coprente e andiamo a vedere che cosa succede in studio. È forse un po' troppo aggressivo a mio parere, perché mi piaceva l'idea, però ha un suo perché, spero concordiate, nel senso che diciamo che l'effetto non è male. Forse poteva essere che appunto, se riusciamo a ingrandirlo, facciamo così che lo andiamo a ingrandire direttamente da qua, così riusciamo a vedere un po' meglio. Diciamo che l'idea non mi dispiace, ok? L'unica cosa in questo momento vorrei che sia un po' meno aggressivo, ok? Allora, proviamo ad andarlo a rendere un po' meno aggressivo. Quindi facciamo ESC. Per renderlo un po' meno aggressivo, potremmo fare in questa maniera qua. Ci clicchiamo sopra ancora due volte. Andiamo a modificare il pattern. E per esempio,
per esempio, lo distanziamo un po' di più, tanto per dirne una, e lo spessore facciamo che è 0,5, in maniera tale che adesso è troppo poco, allora andiamo a rimodificarlo. Diciamo che 2 forse era più che sufficiente. Andiamo a vedere il risultato. Top! Potremmo tenerlo anche così. Magari l'occhio non c'è bisogno che sia coprente. Quindi gli diamo il bianco in sovrastampa, bianco senza sovrastampa. Quindi lo facciamo così, in maniera tale che, torniamo ad aprire studio, l'occhio risulti in questo modo qua. Ok? Magari facciamo che la pupilla è del nostro foil rosso, potrebbe essere. Così. Ok, vedete che stiamo facendo un po' di esperimenti per riuscire a ottenere un qualcosa che alla fine risulti un po' più interessante. Facciamo questo. Cornetto rosso. Allora, io direi che ci può stare che tutti i dettagli del draghetto, che ormai è un draghetto questo per me, siano del foil rosso. Terminiamo qua. Olè. Inizia quasi a soddisfarmi, diciamo, questo punto. Ok? Quindi potrebbe essere una cosa di questo genere. Se non mi piace più il pattern, posso levarlo anche. Anche così non era male. Potremmo lasciarlo così, direi. In questo momento ho un po' di indecisione, mi porto un po' di indecisione. Oppure potrebbe essere che. Comunque, diciamo che nonostante dal punto di partenza in cui eravamo, ci stiamo avvicinando a qualcosa che tutto sommato mi sta piacendo. Ok? Quindi adesso questo lo possiamo eliminare e possiamo andare avanti a questo punto con il resto della grafica. Il resto della grafica. Dobbiamo un po' adesso finirlo. Allora andiamo a intervenire qui. Allora, questo per esempio potrebbe essere che anche lui abbia il bordino rosso. Allora andiamo un po' a vedere perché avendo sviluppato adesso delle finiture che tutto sommato ci convincono, possiamo andarci un po' a divertire, potremmo dirla anche così. Allora andiamo a vedere. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Operazione di finitura, no. Apriamo studio, che voglio vedere un po' i risultati di quello che sto combinando. Questo lo possiamo anche chiudere, perché ci conviene chiudere un po' di finestre che abbiamo sparse in giro. Dove ho messo studio? È possibile che l'abbia chiuso. Eccolo qua. Allora, per esempio, a questo proviamo a dargli anche lui il bordo oro, il foil rosso, per esempio, che potrebbe essere una strada. Proviamo a colorare anche una delle due scritte.
tutti tentativi, però avendo sviluppato delle finiture, così no, così, avendo sviluppato delle finiture, possiamo permetterci di fare qualche tentativo. Mi par giusto. Preferivo bianco, quell'altro invece, quindi andiamo a selezionare il bordo, lo rimettiamo bianco, anche perché voglio farvi vedere bene appunto le diverse possibilità. Diciamo che il bianco, il rosso così non mi convince, forse potrebbe essere che in questo caso la scritta Flint sia invece un bianco che buca. Quindi gli mettiamo il bianco bucato. Andiamo a fare un refresh. Mi ha indicato la I per la strada, poco male. Ok, magari che può mantenere il rosso, questo così, magari che è bucato anche questo. Diciamo che lo aggiungiamo il campione perché tutte le volte andarlo a creare è anche un po' una rottura. Allora, qui abbiamo il nostro bianco che andiamo a mettere qua anche perché così almeno quando dobbiamo caricarlo non dobbiamo diventare matti. Refresh. Tutti i vari esperimenti. Questo, se avesse il bordo rosso. Lo sto mettendo un po' alla prova in questo momento, se non avete ancora notato. Cioè, lui sta un po' arrancando perché appunto io lo sto, insomma, gli sto chiedendo tanto. Chiamiamolo così, magari questo facciamo con questo. Questo non c'entra niente, tra l'altro. In questo momento sbagliato che campione era questo quello che dovevo scegliere. Questo potrebbe essere magari. Andiamo a darvi un rosso qua, questo e a questo, però sono due cose diverse, quindi proviamo a dire questo così. Questo Quello che non mi piace non è questo quadratino, diciamocela tutta. Allora, se io questo quadratino lo eliminassi, lo lasciassi così, e questo dovrebbe essere così. Quindi sto incammellando a fare sta roba, però
quando ho detto che puntavo a finire in fretta. Va bene così, ragazzi, non so che dirvi, sono soffatto così. Quello che potrei fare in questo momento, questa operazione qua, andare a cliccare due volte, un'altra volta qui, andare a prendere questo e dirgli coloramelo così, vediamo un po' cosa succede. Una cippa, ormai proviamo. Che non l'ha preso, molto semplice. Riproviamo. No. Proviamola così allora a questo punto, cioè tutto pieno, oppure proviamo invertito, quindi invece che così è così, sono tutti tentativi, ragazzi. Forse così è un po' più interessante. Quindi proviamo questa strada qua. Allora, vedete che ragionando sulle cose per ottenere magari un risultato un po' più interessante, pian pianino si arriva al risultato che si voleva ottenere. Quindi il nostro draghetto si sposta un po', andiamo ad aggiornare. Per esempio potrebbe essere così, ok? Per esempio mi piacerebbe l'idea che magari facciamo che è così a sto punto e questo è verniciato. Ole, andiamo a aggiornarlo. Ok, questo per esempio è una cosa che mi sta garbando, quindi questo a questo punto, questo va bene che sia così, questo magari facciamo che è semplicemente bucante, così. Vedete che sto pian pianino cercando di tirare fuori qualcosa che insomma, tutto sommato mi vada un minimo a genio, ok? Oppure potrebbe essere che io semplicemente vada ad eliminare questi bordini qua. Questo lo vado a ingrandire. Vedete che sono tutti ragionamenti che vanno un po' fatti, eh? Facciamo così. Questo, allora però, attenzione, io non volevo eliminare tutto. Eliminare solo questo, per il momento. Ok. Questo qui invece lo andiamo a finire così. Questo proviamo a dargli come riempimento il foil. Ok. Magari proviamo
parlo. Quindi meglio salvare prima che mi vada in crash. E vedete che sembra facile, ma non è, diciamo così. Proviamo a tenerlo in questa maniera. Tanto mi viene distinto di andare a selezionare direttamente qua, ma è normale. Quindi lo coloriamo in questa maniera, questo. E queste sono tutte finiture, vi ricordo. Cioè, sono foil che sono stati applicati. Allora, adesso... Forse anche questo ci stava che lo giriamo in questo modo qua, lo spostiamo così. Ok, andiamo a vedere. Sì, forse meglio, magari non così spesso. Invece sì. Teniamocelo per un attimo così. E vediamo un po' di andare avanti. Allora, noi siamo arrivati a questo punto qua. Non sto a perdermi ulteriormente sulla grafica, magari farò poi dei aggiornamenti successivamente. Ok? Noi in questo momento abbiamo questo tipo di risultato qua. Ok? Quasi quasi vado a modificare subito anche il vassoio, al quale a lui do a vado a modificare il substrato. Vi ricordo che vado a modificare il substrato anche a lui, quindi gli vado a cambiare il substrato e gli vado a caricare anche a lui quel materiale, vedi sopra, in maniera tale che si crei quel contrasto. Quindi cambia substrato, andiamo a caricare quella carta. Non mi ricordo se è verticale o orizzontale, diamo l'ok e andiamo a salvare e andiamo a vedere cosa è successo qui. Ecco qua, potrebbe essere un risultato anche abbastanza interessante, devo dire. Ok? Quindi si è creato un po' questa scatola fatta un po' in questa maniera qua, quindi c'è questo doppio gioco in un certo senso. Mi piacerebbe che si veda un po' di più il fatto che anche l'altra è fatta in questa maniera qua, ma insomma ci accontentiamo per adesso. Allora, vediamo un po' di finire un po' anche in fretta questo lavoro. Allora, io adesso per comodità vado a recuperare questo testo qua. Magari la finestra se la facessi un po' più piccola, che è un po' ingombrante in questo momento, facciamo così, e vado a intervenire. Questo lo possiamo eliminare, facciamo un livello bloccato per adesso, facciamo così, e lo andiamo a incollare questo testo qua. Allora, questo testo qui direi che può essere un'unica un unico lato che potrei o farlo in questo modo qua, positivo o negativo, che non sarebbe neanche male. Andiamo a vedere cosa succede. In questo momento è colorato di bianco, quindi dovrebbe dare quel risultato lì. Ecco, questa cosa qua potrebbe non dispiacere e potremmo anche tenercela, mi viene da dire. Ok? Allora, però dobbiamo ingrandirlo un po'. Andiamo a prendere questo tipo di risultato qua. Ok,
mi potrebbe andare a genio questo tipo di risultato. Ok, quindi abbiamo questa scatola con questo elemento tagliato molto bene che mi dà questo tipo di sensazione, potremmo dire. Poi possiamo scegliere se farlo addirittura smarginare, mi viene da dire addirittura, che non è neanche malvagia come idea in sé. Se vado ad aumentare un pochetto, no, però vedete che poi dopo ho il problema di non riuscirmi poi a gestire l'interlinea e così via, quindi potrebbe essere che sia un po' una biega, diciamo così, però potremmo far giocarcela in questa maniera qua, aumentando la giustezza. Sì, potrebbe essere che ci arriviamo comunque, vediamo un po', perché non mi dispiaceva l'idea che il testo andasse proprio a smarginare proprio in questo modo qua. Aumentiamo un pochettino. Andiamo a regolarlo così. Però vedete che è andato praticamente fuori. Andiamo a restringerlo. Ma forse ce la facciamo, senza andare a creare alterazioni sgradevoli, se lo potremmo cavare più o meno in questo modo qua. Ok, questo. Io adesso sto proprio un po', come dire, sto in questo momento esagerando anche un po' con gli effetti per farvi vedere cosa succede utilizzando le finiture. Quindi è questo il motivo per cui sto un po' eccedendo anche, perché di per sé sto facendo anche una cosa anche un pochetto tamarra, passatemi il termine, ok? Quindi sto un po' esagerando proprio perché voglio riuscire a farvi vedere cosa succede, appunto, utilizzando un certo tipo di strumentazione. Ok? Dire che qui lo possiamo lasciare a zero. Piuttosto. Finirlo di sistemare. Ok, forse ci siamo. Olè. Ecco qua quello che abbiamo un po' ottenuto. Molto bene. Adesso direi che andiamo a intervenire qua. Qui c'è un punto molto importante, nel senso che qui ci deve andare a finire ci deve andare a finire la carta vetrata. Allora, per fare la carta, va da sé che non ho un vero e proprio elemento per la carta vetrata, quindi
dovremmo un po' improvvisare. Potremmo fare in questa maniera qua. O si incolla direttamente l'elemento sopra, oppure si potrebbe fare anche questa operazione qua. Se io vado a fare un rettangolo, ok, che colora appunto di bianco, a questo punto lui dovrebbe, andando in, togliendo senza la sovrastampa, andare appunto a eliminare questa parte qua. Potrebbe essere però che mi piace in realtà l'idea che la carta vetrata si vada a incollare direttamente sopra alle stampe che ho fatto. Quindi qui c'è un leggerissimo strato, potremmo fare in questa maniera qua, ok? Lo manteniamo in senza sovrastampa in maniera tale che avvenga l'effetto e posso andare direi ad aggiungere delle finiture. Quindi andiamo ad aggiungere una finitura che mi ero già trovato a suo tempo, che dovrebbe essere la seguente, che quantomeno dà l'idea, dandogli il colore giusto, di un qualcosa di leggermente ruvido. E di scuro. Vediamo vedere. Eccolo qui. Questo è più o meno quello che stavo puntando a fare. Ok? Quindi abbiamo anche questo elemento qui, quindi abbiamo la scritta collaterale, abbiamo questo elemento che non è ancora arrivato a un livello che mi soddisfa, però ce lo teniamo così per adesso. Andiamo ad aggiornare la visualizzazione, che è questa, complessivo, ok? E vedete che, insomma, cominciamo ad arrivare a un certo tipo di risultato, quantomeno. Andiamo ad aggiornarlo, così è felice anche lui. Eccolo qua, vedete che abbiamo la nostra scritta, abbiamo la carta vetrata. E insomma, chi più ne ha più ne metta. Direi che a questo punto potremmo andare a intervenire, come dire, sulla scatola interna. Sulla scatola interna potremmo fare alcuni tipi di trattamento. Per esempio, andiamo a vedere cosa gli potremmo fare. Potremmo, per dirne una, potremmo andare ad aggiungere questo, magari adesso facciamo Command C, Command D, e lo coloriamo del bianco verniciato, così vediamo di riuscire a importare direttamente questo tipo di riempimento e lo tagliamo. Tagliamolo. Ok, e in questo momento non dovrebbe vedere nulla. A questo punto io direi che il vassoio potremmo andare a importare questa scritta in questa posizione qua. Però non è detto che riesca a farla vedere, probabilmente dovrei intervenire sull'esterno. In questo momento, questa parte qua, eh sì, dovrei, per riuscire a farlo vedere, crearmi un nuovo. Sicuro? Non è questo, secondo me. Ma lui dice, guarda che quello lì. Vediamo un po', non sono convintissimo della cosa. Probabilmente perché non esiste. No, sì, che è qui. Allora, andiamo a vedere se riusciamo ad aggiungere un colore, ma secondo me. Allora, proviamo a vedere l'aggiornamento da qua. Non sono sicuro al 100% che sia.
Sì, dovrebbe essere questo in realtà. Non sono convinto al 100% che sia lì. Ma in realtà questa parte qui si va a chiudere. Ah no, però se è l'esterno va bene. Quindi in teoria dovrebbe già farmelo vedere, ma non me lo fa vedere. Allora, vediamo se è il bug, un banalissimo bug, o se semplicemente... Andiamo a vedere. Se lo coloriamo di nero, cosa succede? Lo fa vedere, quindi probabilmente aveva qualche problema, probabilmente non riconosceva questo colore qua. Proviamo a mandarlo a potenziare un po', chissà perché non lo faceva vedere. Chissà perché non lo fa vedere, che ci sia qualcosa tipo sovrastampa, qualcosa da attivato, andiamo a vedere, attributi, non si sa perché, non gli piace questa vernice bianca. Allora andiamola a cestinare e rifacciamola. Allora, coloriamolo prima di nero. Facciamo così, la cestiniamo questa vernice bianca e la rifacciamo. Ok? Quindi andiamo a prendere il bianco. Filmop, non mi ricordo. Aspetta, andiamo a vederlo qua come l'avevamo fatto. Film op bianco opaco, quindi andiamo a fare questo, andiamo a ricaricarlo, bianco, no, questo, ok, eccolo qua, un bug. Un banalissimo bug, niente di che. Quindi questo lo teniamo tutto allo stesse dimensioni, quindi questo qui è un 37, portiamo tutto a 37, 36 anche, benissimo. Ok, quindi questo lo facciamo così. Ok, quindi andiamo a vedere nelle altre anteprime cosa è successo. Andiamo a caricare il complessivo. Lo mette dietro e potrebbe anche andarmi bene che lo metta dietro in questo momento perché magari qua, invece che questo, ci potremmo andare a mettere questo qui, che in questo momento però dal disegno, andiamo a prendere da qua e lo andiamo a mettere nell'altra parte del vassoio, vale a dire, adesso lo coloriamo di nero. Vale a dire qua. Giusto, carichiamo anche qui il complessivo, eccolo qua. Il concetto sarebbe un po' questo. Allora, proviamo a valorizzare un po' di più l'area, quindi
andiamo a lavorare sul carattere, abbiamo messo la finestra del carattere qui, quindi facciamo che è un 14 di interlinea, così, per esempio. Fatto così, andiamo ad aggiornarlo e potrebbe essere che a questo punto questo sia un bold, così si vede un po' meglio. Ok, e potremmo fare, se questo è bianco, potremmo fare che, non lo so, ma potremmo anche tenerlo così stampato di nero e via. A questo punto potremmo fare un trattamento interno quasi quasi, quindi andiamo a creare un nuovo documento cliccando sull'interno e gli facciamo un trattamento di foil. Ok? Allora, il trattamento di foil glielo facciamo, però ci andiamo a complicare la vita. Perché in questo momento se io vado a fare, per esempio, ad applicare un foil, guardate un po', andiamo a mettere un foil. Foil a freddo argentato, diamo l'ok, lo applica tutto. In questo momento probabilmente lui mi darà qualche problemino. Esattamente di questo tipo qua. Sì, ecco, vedete qual è il problema? È che questo interno, essendo che si va ad automontante, in questo momento mi dà qualche problema se voglio fare tutto l'interno argentato, me lo dovrei studiare un po'. E in questo momento direi che per oggi è più che sufficiente quello che vi ho fatto vedere. Allora, questo è un po' il risultato del lavoro, non è un granché. Forse ho trovato la strada per valorizzare un po' questo mostriciattolo qua che ho fatto, ma ci dovrei ragionare ancora un po' e in questo momento direi che non vale la pena prolungare ulteriormente il video. Direi che questo è quanto. Faccio un command Z su questo intervento qua, perché a questo punto io direi che è meglio tenerlo tutto e lo chiudo senza salvare anche. Così facendo dovrebbe ripristinarsi. Questo qui sfrutto il bianco che mi ero creato, quindi viene fatto in questa maniera qua. Ok? E quindi, per concludere, il risultato del mio lavoro è niente meno che questo. Ok? Quindi abbiamo applicato diversi tipi di finiture. Ok? Abbiamo applicato dei foil soprattutto e abbiamo applicato delle verniciature a filo, va bene? Per ottenere questo risultato. Vedete che sfruttando il sovrastampo o il non sovrastampa, il testo si va a bucare oppure no. E questo era un po' quello che desideravo che vedeste. Ok? Poi vabbè, ci possono essere diverse cose. A me piacerebbe che per esempio questa cosa qui occupi tutto il lato, ma non so se sia fattibile, quindi qui c'è un ragionamento di tipo tecnico. Questa cosa qua io adesso poi l'andrò a sistemare, ci andrò a mettere per esempio del testo che potremmo utilizzare come compito. Questo è quanto, grazie e buona serata. Eccoci a questa parte finale, diciamo così, di questa esercitazione. Allora, vi faccio vedere un po' quello che è stato il risultato. Quindi io con calma adesso mi sono andato a curare un po' la grafica che
che ho realizzato. A livello di contenuti non c'è nulla di nuovo, nel senso che andiamo a ingrandire, così vediamo per bene cosa abbiamo fatto. Non c'è nulla di nuovo, nel senso che le finiture sono quelle che vi ho esposto nel video precedente e diciamo ho trovato il modo di chiudere, concludere la grafica in una maniera che trovassi quantomeno dignitosa, cosa che non è proprio scontata, diciamo così. Quindi ho aggiunto i testi, ho cercato di completare il lavoro nella maniera più esaustiva possibile. Ora, quest'ultima parte del video la dedico un attimo alla gestione di alcuni elementi. Innanzitutto, alcuni chiarimenti. Ricordo che per vedere il risultato completo del lavoro, io ho bisogno di aprire tutte le grafiche che ho realizzato. Quindi se io in questo momento sono intervenuto sulla parte esterna della mia custodia e sulla parte esterna del vassoio, queste sono le grafiche che devo aprire. Metti che stia facendo delle grafiche interne, ci dovrebbe essere aperto un altro file. Diversamente, se io chiudo uno di questi due file, lui automaticamente, vediamo se riusciamo a farlo percepire, ecco qua, vedete che sparisce la grafica realizzata. Quindi questo è un punto importante. Quindi riapriamo il documento, il vassoio. Forse non sarà automatico, infatti dovremmo ricaricarlo. Ecco qui. Allora, in quest'ultima parte della lezione ci dedichiamo alla realizzazione dei fiammiferi. Va da sé che potremmo realizzarli in 3D in maniera più dettagliata, con delle texture più interessanti. Metti che non abbia a disposizione un software 3D, diciamo che ci può essere qualche trucco che possiamo sfruttare per, diciamo, farcelo in casa. Quello che andremo a utilizzare è uno strumento che di solito serve per fare un'area delle bottiglie, quindi servirà per quello. In questo caso lo utilizziamo per scopi, diciamo così, più rudimentali. Ecco qua. Quindi andiamo un po' a capire come muoversi. Prima di tutto, due parole su questa finestra. Allora, prima di tutto, nel video precedente ho detto una cosa non molto corretta. Io ho la possibilità di girarmi la grafica a mio piacimento per cercare di gestirmela nel modo più comodo per me. Quindi io, per esempio, ho bisogno di capire un po' come muovermi con la grafica del mio, chiamiamolo così, del mio serpente, infatti l'ho chiamato vipera cornuta, questa qualità di fiammiferi, e sono intervenuto in questo modo. La grafica, come potete vedere, lo sono andato a ottimizzare, quindi sono partito da questo disegno che non mi soddisfaceva, non mi dava soddisfazione al 100%, e sono arrivato a questo tipo di grafica qua. Per il resto non ho aggiunto cose diverse da quello che vi ho già fatto vedere nel video precedente. Semplicemente sono andato a ottimizzare la grafica e poi sono andato a intervenire direttamente sopra al mio lavoro. Allora, questa finestra di studio, okay, che serve per creare delle anteprime, è una finestra molto comoda, ok? Con diverse possibilità. Le diverse possibilità le posso andare a selezionare cliccando su queste frecce che vedete, ok? Dove posso fare anche un certo tipo di intervento, ok? Quindi posso andare a personalizzare alcuni tipi appunto, di interventi che sono andato a operare. In alcuni casi, per esempio, qui posso addirittura andare ad alterare alcune condizioni del mio materiale. Per esempio, andiamo a selezionare questa faccia. Volendo, io posso attivare delle opzioni un po' particolari che potrebbero andarmi ad alterare alcune parti del mio lavoro. Queste parti qui riguardano soprattutto quando ho attivato delle trasparenze o ci sono dei materiali con delle rifrazioni particolari, ok? Quindi potrei andare ad alterare alcune condizioni in maniera tale da cambiare i risultati del mio lavoro. In questo caso non conviene. Funziona molto bene, metti che abbia del materiale trasparente. Ok, quando il materiale è trasparente, in cui appunto devo esercitare delle rifrazioni,
può essere molto comodo, ok? Quindi tenete da conto un po' questa cosa qua. L'altra parte in cui si va a finire, quella che in parte vi ho già fatto vedere, è i due tipi di qualità. Qualità designer, che è quindi una visualizzazione più rapida, ma che non fa vedere il risultato delle finiture. La qualità visualizer, che è quella su cui ragioniamo adesso un attimo, è quella che mi permette di vedere anche proprio i risultati delle finiture, dei substrati che sono andato a realizzare. Esporta è la possibilità appunto di esportare il mio documento o come immagine o come ci sono tre tipi di esportazioni che adesso vi faccio vedere. Come immagine, quindi voglio creare uno screenshot di quello che ho fatto e quindi questo è quello che voglio fare, oppure posso esportarlo come file collada, quindi come un file 3D che io posso poi andare a importare in Toolkit, che è una cosa che ho già fatto in precedenza, se vi ricordate, semplicemente non avevo bisogno di riesportarlo. In questo caso, metti che voglia questo complessivo fatto così, lo dovrei fare, anzi no, perché l'ho già realizzato da un'altra parte. Può essere però che abbia bisogno di fare questo tipo di operazione qua, ok? In questi casi qua lo si fa, metti che abbia bisogno di caricare, cioè abbia bisogno di fare tre scatole di fiammiferi con tre grafiche diverse. Ok? Allora metti che abbia bisogno di fare tre grafiche diverse, cosa faccio? Faccio la scatola del fiammifero a parte, gli applico delle grafiche diverse, quindi sto lavorando con delle grafiche diverse e poi li vado ad assemblare insieme. Ma diciamo che questa qui è una parte già molto avanzata che per adesso teniamo lì da parte. Può essere carino la sequenza di immagini. La sequenza di immagini può essere interessante perché praticamente mi crea una sequenza di immagini, vediamo un attimo, per esempio, come in questo caso, proprio per creare un'animazione, una mini animazione, per vedere il risultato del mio lavoro. Può avere un suo perché, diciamo, in questo caso. Ok? Magari lo farò più avanti per ottenere appunto l'animazione. Quindi, piccola parentesi. Ora, voglio mettere i fiammiferi dentro la mia scatolina. Come posso fare? Allora, per farlo io adesso vado a crearmi un nuovo documento. Crea. Va bene qualsiasi formato. E adesso io vado a sfruttare uno strumento. Allora, quello che faccio io adesso è questa operazione qui. Anzi, facciamolo proprio così. Allora, io adesso faccio un bel rettangolino. Ok? Questo rettangolino gli do un'altezza che possa contenere più o meno, che possa essere contenuta dentro la mia scatola di fiammiferi, vale a dire un'altezza di, facciamo, 90 mm. Ok? Ora, quello che mi interessa di questa scatolina è solamente un lato, facciamo che larga 0,5 mm, quindi proprio una robina piccola piccola, 0,5 viene un millimetro, vogliamo un attimo, facciamo 1,5 mm, facciamo 1,5 mm, facciamo 0,8, via, crepi l'avarizia, ok? Quindi quello che mi interessa è questo elemento qua. Questo qui è l'asticella, fate finta che sia a metà dell'asticella del mio fiammifero. E la tengo fatta in questa maniera qua. Ok? Ora, quello che mi manca è la capocchia di zolfo, diciamo così, del mio fiammifero. Per farla, mi limito in questo momento, vado un po' rapido, quindi a fare una roba di questo genere qua, che vado a collocare più o meno esattamente qui, cerco di dargli a questo lato qua una forma un po' più a goccia, in questo modo qua, e questa parte qui la elimino in questo modo qui.
e questa parte qua invece la spostiamo in questa maniera qua, togliendo il riempimento. Così si vede anche il resto, e questa parte qua va a finire qui. Probabilmente è un po' cicciottello, quindi conviene un po' moderarlo. Ecco qua. Questo è quello che voglio fare. Va bene? Più o meno, più che un fiammifero, una torcia, quindi forse è il caso di rimpicciolire ulteriormente la cappocchia in questa maniera qui. Meglio non esagerare. Ci sistemiamo ancora un po'. Meglio se i tracciati tra loro non si vanno a incontrare. Quindi le sensibili sono, a volte sono un po' una rottura, però vabbè. Andiamo a eliminare qui. Olè. Dovremmo esserci. Ora, io seleziono entrambi i miei elementi e vado a creare una rotazione da una finestra di ESCO che si chiama ruota e aggiungi etichette. Serve solitamente per fare delle bottiglie con le etichette, ok? In questo caso io lo uso in una maniera impropria per ottenere un fiammifero più o meno provvisorio. Ora io qui ho anche la possibilità di andare a selezionare il materiale più vicino a quello che mi serve è la plastica, opaca, quindi scegliamo quella. E questa parte qui, sempre plastica opaca, vediamo. Giallino sbiadito, così. Ok? Ed eccoci col nostro fiammifero. Magari facciamo che è un po' più chiaro, no? Così. Olè. Ok? Ora, andiamo avanti. L'unico inconveniente di questa cosa qua, che non necessariamente accade, è il fatto che io per forza gli devo aggiungere un'etichetta. Non mi faccio spaventare e aggiungo, per esempio, andiamo a ingrandire, e andiamo ad aggiungere un'etichetta qui, sul fondo, giusto per dire di aver fatto il compitino in maniera tale che poi non ci dia fastidio. Fatto questo, possiamo salvare il nostro fiammifero, lo chiamiamo appunto fiammifero. Gli dico salva solamente. E adesso abbiamo salvato come file con l'ADA il nostro fiammifero. Ora, cosa dobbiamo fare? Se vi ricordate, nel video precedente noi avevamo già assemblato la nostra scatola di fiammiferi. Quindi non mi rimane che andarla ad aprire da Studio Toolkit e, una volta aperto il documento, che ovviamente non è subito a portata di mano, quindi andiamo a cercarci. Eccolo qui. Ci andiamo adesso a importare il nostro fiammifero che non ho salvato, no, eccolo qui. E ci andiamo a importare il nostro fiammifero. Cosa ci facciamo con il nostro fiammifero? Lo prendiamo, lo ruotiamo se ce la facciamo, eccolo qui, andiamo a ruotarlo in questo modo qua, no, no, non hai capito, sta facendo un po' quello che vuole, riproviamo, ruotiamo, così, bene,
eccolo qui, ci serve in questo modo. Ora, quello che dobbiamo fare è anche spostarlo. Facciamo che tocca il fondo. Così, e ce lo spostiamo giù. Un po' più vicino qua. Olè, dovremmo avercela fatta, ok? Probabilmente verrà leggermente artificioso, però insomma, serve giusto per dare un po' una sensazione. Ora, sfruttiamo lo strumento ripeti e lo andiamo a ripetere in questa maniera qua. Facciamo 2, 2 risultati, a meno che non l'abbia duplicato qua sotto, non mi pare, non dire 5, ah ecco qua, lo sta duplicando in questa direzione qua, quindi proviamo a dirgli come spazio a duplicarlo in un'altra direzione, meno 3, così, e qui c'è 8, qui così potrebbe andare, quindi aumentiamo le copie, facciamo che sono 8 copie. Essere 10 a questo punto, 11 direi che è il numero perfetto per lui. Ah, non la sapevo questa cosa, lui non mi può fare più di 10 copie alla volta. Pardon. E andiamo a duplicare anche sull'asse. Conviene di no, quindi lo teniamo per adesso così. Questa parte qui magari proviamo a farne un'altra copia, quindi abbiamo detto meno 8, vediamo un po' se riusciamo a duplicarne un altro. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta. Poi ovviamente qua non riusciamo a duplicarlo, però quello che volevo farvi vedere era questo risultato. Beh, lo possiamo ovviamente fare, l'unica cosa ci tocca copiarlo una alla volta perché non so perché non dà la possibilità di, anche se dovremmo farcela abbastanza bene, facciamo 3 copie, 3 fiammiferi. Ripeti, 3, dobbiamo farcela in maniera leggermente macchinosa, ma ce la facciamo, 3 copie, 3 copie, 3 copie. Un po' artificioso, nel senso che avere i fiammiferi tutti allineati così forse sarebbe un pochino più interessante che siano disordinati. Però
questo un espediente come un altro per dire cerchiamo di finire il lavoro in maniera che ci sia una sensazione più completa del nostro lavoro. Quindi lo facciamo in questa maniera. Olè. Dovremmo avercela fatta. Salviamo, quindi ho semplicemente fatto file salva, e se noi adesso andiamo in Illustrator, apriamo la nostra finestra di studio, che abbiamo probabilmente inavvertitamente chiuso, infatti non la vedo, ma era qua imboscata, e l'apriamo e andiamo a caricare la nostra scena, complessivo film. Lui mi chiede, guarda che è stato modificato questo file, lo vuoi aggiornare? Sì. Ed ecco qua. E abbiamo il nostro lavoro completo con anche la nostra scatola di fiammiferi. Ok? Direi che questo è tutto. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è qualora io voglia modificare un po' la scena in cui è collocata la mia scatola di fiammiferi. Lo faccio da questa possibilità qua, sono in questa posizione, io qua ho questa opzione in cui posso cliccare, si chiama visualizzazione, in cui posso creare delle variabili di scena, tipo posso cambiare la scena, che cos'è questa? È la rifrazione che si riporta sopra gli oggetti che hanno degli elementi che riflettono in qualche modo della luce. Quindi, per esempio, vedete che scegliere un'ambientazione piuttosto che un'altra mi dà diversi tipi di risultato, ok? Quindi può essere interessante perché appunto magari aiuta ad accentuare alcuni effetti che possono essere più tenui o possono essere un po' più forti come in alcuni casi. E posso aumentare i contrasti delle ombre, quindi posso accentuare un po' questo tipo di risultato, posso cambiare il colore dello sfondo, facciamone uno un po' evidente in maniera tale che si capisca cosa sto facendo. Io solitamente preferisco appunto cose un po' più sobrie. Così, ok? Quindi questo tipo di effetto. Volendo, io potrei anche caricare delle immagini, ma non so quanto abbia senso. Posso diminuire, per esempio, gli effetti di rifrazione sul pavimento fino a portarli a zero. No, scusate, queste sono le ombre solitamente le lascio attivate. Posso l'opacità della riflessione del pavimento, aumentarla fino a renderla praticamente speculare, in questo caso potrebbe anche piacermi la sensazione, quindi renderla addirittura, vedete, proprio pari pari riflessa, che non mi dispiace l'idea in sé, oppure la posso insomma annullare quasi del tutto, ok? Quindi sono scelte. Ma l'idea che sia così un po' pesantina non mi dispiace in questo caso qua. Quindi, giocandoci un po' su questi fattori, abbiamo la possibilità di ottenere risultati, diciamo così, differenti che possono più o meno interessarci. Ok? Quindi, questo è il nostro lavoro completo. Sono sicuro che farete un lavoro più bello del mio, nel senso che io comunque ho fatto una semplice esercitazione per cercare di farvi vedere come si ottengono le cose. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro!